Allora, onorevole, insomma, stamattina Albertini ha detto in televisione che insomma, è disposto a candidarsi per la regione Lombardia. Maroni dice la stessa cosa. Quindi, dopo la spaccatura che c'è stata al governo con la Lega che ha deciso di stare a posizione, cosa succede? Beh, troppa grazia mi sembra. Aspettiamo che il presidente Formigoni si dimetta e poi ragioniamo. Io non ci sto a liquidare l'esperienza di governo di Roberto Formigoni con l'ultimo fotogramma del film, che magari sarà anche triste e per certi aspetti inquietante, ma non cancella 18 anni di buon governo che fanno della regione Lombardia un esempio per tutte le altre regioni. Sì, infatti si facevano i numeri, si diceva che anche sul piano sanitario è quella che costa di meno rispetto ad altre regioni, quindi effettivamente questi 18 anni non vanno cancellati. Aggiungiamo una cosa, che la sanità lombarda è la sanità italiana. Quando un caso è complicato, chiamano tutti per ricoverarsi in Lombardia. Invece per quanto riguarda un po' più l'aspetto a livello nazionale, questa eventuale, se ci dovesse essere un'eventuale lettura, la PDL potrebbe guardare un po' più al sud, come dire, aggregando anche altre forze politiche. Ma il PDL, che poi è l'accusa della Lega, ha sempre guardato al sud. Il PDL è il partito dell'unità nazionale. E da questo punto di vista si è sempre fatto carico delle ragioni del Mezzogiorno. Per quanto riguarda invece lo scenario nazionale, stamattina abbiamo visto D'Alema che ancora parla, insomma, e dice che Renzi non sarebbe il futuro del PD. Abbiamo già tanti guai noi, lasciamo i loro, come dire, alla cucina del PD.